dell'Unione Europea è un progetto, il progetto forse di unione tra paesi più ambizioso che sia mai esistito nel mondo. Qualcosa finché non ti manca, probabilmente non ti accorgi di quanto era importante, di quanto faceva parte di te. Intanto sono i cittadini che devono prendere in mano la sorte dell'Europa, devono cominciare a pensare che l'Europa è la loro casa. Una creatura complessa l'Unione Europea, però bisogna saperla raccontare. Pensiamo che sia un dovere non soltanto professionale, ma un dovere etico verso soprattutto i giovani che conoscono l'Europa molto più di noi, che vivranno l'Europa molto più delle generazioni precedenti, che però non sempre riescono a vedere questa Europa che invece è sotto i loro occhi e viene a volte nascosta. Quel progetto originale, meraviglioso, che sarebbe stata un trattato che avrebbe istituito la Costituzione Europea, che certamente avrebbe migliorato in termini di leggibilità politica e non solo i rapporti tra cittadini e istituzioni. All'interno dell'Europa mi piacerebbe vedere sparire le frontiere e vivere in una specie di federazione europea nella quale tutti siano cittadini con pari diritti. Siamo forse nella parte la più accogliente, aperta, tollerante del mondo. Questo è un... possiamo essere orgogliosi di questo. L'impegno che la Commissione non ha mai perso di vista verso il concetto di solidarietà rimane il valore principale di salvare le vite in mare e fa parte proprio dei principi fondanti dell'Unione Europea, che sono appunto quelli della solidarietà, dell'apertura, dell'accoglienza. I think Europe should communicate better their successes, which are quite a few. Everything is not perfect in Europe, but maybe they should take some flags that are now very much identified with youngsters who have much more problems to understand why the European Union was founded. Se ci si informa, come sto facendo io da qualche anno, non solo sulla realtà italiana ma anche su quella europea, si entra direttamente in contatto con quelle che sono delle culture, dei modi di pensare, di approcciare diversi che ci arricchiscono. I think it's very important to give lessons in what is European democracy and how does it work, who are the players, and I think people still have a lot to learn about it. I'm coming from the East or Central Europe. You know, I was 32 when the Iron Curtain fell. I was so-called dissident, so it meant I was not allowed to do anything. I had no passport, I couldn't travel, I couldn't publish. From one day to another, just the world was opened. It was just amazing feeling. It was like, I mean, I think people who don't have this experience cannot understand what is it about. Yeah, 15 years later, we joined European Union. It was a feeling that the miracles can happen. And I mean, just to cross European Union and Europe as such without passport, without borders, well, I can't imagine a better world.